Ciao, ciao a tutti. Volevo farvi un video recensione su un sito che si chiama GoPerl, un sito tedesco. Vi metto il link nel box informazioni che io ho voluto provare perché avevo visto un video di 75 Maghe 75. Niente, ho ordinato il 10. E verso il 17 ho mandato una mail perché insomma era già una settimana, non ricevuto niente, quindi mi sembrava un po' tanti giorni. E mi hanno detto che loro avevano spedito l'11 e che il 14 era uscito dalla Germania. E mi hanno anche dato il codice, però hanno detto: una volta uscito dalla Germania, noi non possiamo dirle più niente del tragitto, del tempo che ci vuole. Mi hanno detto: le poste italiane sono lente, se manco non lo sappiamo. Comunque, e invece il giorno dopo, sì, il 18, ho ricevuto il pacco. Il pacco mi è stato mandato nella busta imbottita. Io con i siti tedeschi, l'unico problema che ho è il mio cognome, perché ogni volta che poi cioè mi registro col mio cognome, ma me lo traducono in una maniera diversa, per cui sono costretta a mettere quello di mio marito. Pazienza. Allora, vi abbasso la telecamera, cioè sto registrando col computer, quindi vi devo abbassare la telecamera e per farvi vedere. Allora, io devo prendere delle Super Duo, delle Toho, e poi non mi ricordo più. Cos'altro? Qui ci sono i fogli sia della fattura che questo non lo so cos'è. Vabbè, poi vedremo. Ho speso 29 euro circa, 29,85, e vi faccio vedere un pochino. Allora, ecco qua, mi mandano tutto nella busta grande, poi ogni cosa così, impacchettata ulteriormente. Qua ci sono le Super Duo e vi faccio vedere un po' i colori che ho preso. Ho provato un po' di colori, per cui adesso ne vedrete un po'. Forse è meglio se tolgo la tenda, perché magari con la luce. Io già sono bianca, metto la tenda perché se ne vedete più zombie di come sono. Comunque, anche ho staccato un attimo perché cercavo di capire le cose che avevo preso e mi ritrovo praticamente delle cose in più, ma veramente tante, nel senso. Io pensavo che fosse questo l'omaggio. Invece l'omaggio, cioè vedete cosa mi hanno mandato? Cioè vi rendete conto di cosa mi hanno mandato? Ok, cioè è una bustina, cioè in una busta ci sono praticamente 5 Toho, 5 Super Duo, ma di tutti i colori che c'hanno, secondo me, cioè è assurdo, è strabiliante, cioè è il primo sito veramente il primo sito che manda un omaggio del genere. Non so che dire, sono proprio cioè esterrefatta, non me l'aspettavo, perché nel senso che quando ho messo la nota
Mandatemi qualche superdo di altri colori, qualche omaggio di superdo di altri colori. Non intendevo di ogni colore che c'hanno, però non lo so, può darsi che Google ha tradotto in maniera diversa. E, sicuramente sono mi hanno conquistata. Cioè, io non so che dire, guardate ragazzi, ma vi devo fare un video a parte sugli omaggi che mi hanno mandato. Cioè, è inutile che vi allungo il video in questo modo. Facciamo così, faccio un video solo degli omaggi per farvi vedere tutti i colori, ok? Quindi ve lo faccio a parte, ok? Ricomponiamoci dalla sorpresa stupenda. Allora, io avevo preso invece questi colori qua, che sono Magic Orchid ed è stupendo, veramente stupendo. Ha dei riflessi fucsia, verde, marroni, c'è di tutto, però sono dei riflessi molto lucidi, molto vividi. E poi ci sono queste Magic Blue Purple, che sono più sul blu e violetto, vedete? E sono belle anche queste. Poi eccolo qua, questo marrone, che sarebbe marrone dorato, Tanzanite Gold Bronze, ed è bellissimo. Poi vabbè, avevo preso le classiche bianche matte, queste verdi e anche queste altre verdi, che sono. Ecco, queste sono molto scure, non è che mi piacciono tantissimo, però adesso a vederle così, poi in una lavorazione magari abbinate con qualcosa di un colore più brillante, magari saranno bellissime, fanno un buon effetto. Ecco, poi ci sono queste che sono Transparent Opals Capri Gold, e anche queste non c'è che dire, cioè veramente magnifiche. Cioè, i riflessi non sono solo dorati, sono proprio anche, penso, tutti marroni. Ecco, qua si vedono meglio, vedete? E poi queste Marble Blue Gray Opaque White. È un bel avio, un blu avio, ecco. E Opaque Black Green Luster. Questo sembra un verde molto scuro, ma sempre con bronzato, ecco. Poi avevo preso alcune Tho Rocaille 110, che sono praticamente questi tre colori. Di queste io ho anche delle delica più o meno simili. Queste le avevo già prese e mi servivano, e poi volevo prendere un altro colore su questo magenta, perché dovrei arricchire un po' la mia cassettiera di perline. E questo è quello che io ho preso. Poi vi ho detto, mi hanno mandato, cioè, una roba del genere che io nessun sito, neanche, voglio dire, ho sempre ordinato la maggior parte delle perline, e vi dico, cioè, mi mandano massimo 4 perle o 2 madreperla in omaggio, ecco. Non so che dire. Comunque, adesso stacco, vi giro un video a parte solo di questi, così vi faccio vedere tutti i colori di cui praticamente loro dispongono. Ci vediamo, ciao.